Quest'oggi abbiamo cambiato regione e siamo in Anterselva. Stiamo andando al lago. È un lago che io mi ricordo perché vengo sempre con mio nonno. Siamo ancora nel parcheggio, è tardi perché sono le 11:26. Il parcheggio costa ben 8 euro. Non è proprio vicino al lago. Oggi domenica, fuori dal Veneto. E siamo a 1642 metri e questo è il lago di Anterselva. Questa è la passerella, perché qui è tutta roba zona paludosa. E c'è questa passerella di legno e c'è tanta gente, anche se non sembra. È un po' stile lago di Braies. Abbiamo visto che la passeggiata alla via è dopo la strada, cioè in senso lì c'è la strada che costeggia il lago e sopra c'è la passeggiata. Finalmente non c'è nessuno dietro. Guardate questa roccia brillante. Cosa guardi? Mi sono fermato qua. Perché sentito? C'è l'aria? Che brava, non hai capito. Sì, in effetti qua c'è una bella rietta. Che alla fine, l'anno di Braies è a distanza da casa un'ora e un quarto forse. Un'ora, se non c'è traffico anche un'ora. Si fa anche presto. Qui invece un'ora e mezza. Non è tanto distante, ma è un bel posto anche questo. Molto bello. Il giro del lago è lungo 5,1 km. Allora qui nei cartelli qui sul lago c'è scritto che ci si sta un'ora, in internet c'è scritto che ci si sta 2 ore. Chi avrà ragione non lo so, lo scopriremo oggi. Ad esempio qui non ci sono barche che navigano, barchette no. Secondo me non viene pubblicizzato come Braies ha avuto un passo dal cielo che l'ha pubblicizzato tanto. Però è bello anche questo. E siamo già avanti, eh. Il fatto non ci sta 2 ore. No, non sono 2 ore. Con le pause forse sì. Se uno vuole proprio fermarsi. Ci sono dei bei posticini. Sono tutti occupati adesso, chiaramente. Però ci sono dei bei posticini dove sedersi. Anche all'ombra. Sono spiaggiati. Tipo spiaggette, sì. Guardate, è interessante. Questo è quarzo. Anzi, tonalite, diorite, quarzifera. Pegmatite, è formata da quindi c'è ancora quarzo all'interno, che sarebbe questa. Vedi che roba? Sì, questo è un vecchio ponte, sì, una vecchia passerella. Qua è un po' affollato di ometti, è un po' una moda questa ormai, eh. Qua. Sarebbe bello farsi il bagno, eh? Non ho costume. Anche qua è pulita. Qua è pulita, sì, più pulita. Ho messo sui pantaloncini questi qui nuovi di Shein. Non
devo dirvi che sono anche abbastanza comodi. Se non avessi le cosce che sfregano, sarebbero ancora più comodi. Guardate che bello. Ecco, quando è così c'è anche pace. Senti che bene che si sta. A me piace camminare quando è così. Abbiamo scelto proprio l'orario sbagliato però, Qua è tutto un bosco. Guarda che bella spiaggetta. Sentiero natura lago di Anterselva. Noi siamo qua. Quella strada serve per andare in Austria. C'è un casino. Ecco di qua, il giro del lago. Prosegue di qua. Siamo arrivati, diciamo, al punto di partenza, non al parcheggio, ma insomma dove si parte con la camminata. Un'ora e tre minuti, tenete conto, un'ora, quasi un'ora, 58 minuti sarà, dai. 4 km e 18 dal parcheggio a qui, quindi tutto il giro fino a qui. Quindi saranno, beh, forse dopo saranno 5 km. È come a Braies, di nuovo faccio il paragone, è più bello il tratto che costeggia la parte sinistra del lago andando verso l'Austria. Invece che andare al bagno lì vicino al lago, conviene venire qui al parcheggio dello stadio del biathlon. E adesso andiamo a vedere se c'è posto per mangiare lì vicino al lago. Io ho fatto cambio d'abito, lui ha fatto cambio d'abito, eravamo sudatissimi. Siamo qui, abbiamo ordinato, io semplicemente salsicce e patate e Franz gli spätzle. Cos'erano? Con speck, cipolla e... Ah, c'è il libricino qua, speck, cipolla... No, questo è il mio, aspetta qua. Speck, cipolla e formaggio. Costo 12,50 €. Salsicce e patate, con patate, 9 euro. I prezzi sono quelli, dai. Io costo sempre roba che costa. Sì. I prezzi sono quelli. Ecco, arrivati gli spätzle. Bello però la presentazione. Salsicce e patate. Puoi mangiare. Ecco, siamo tornati un attimo al lago dopo il pranzo. Abbiamo mangiato benissimo. E c'è anche la leggenda del lago di Anterselva, se vi va di leggerla. Ve la lascio qui, io l'avevo già letta in internet. Questo è un lago che si è formato grazie a una frana. Non è come Braies. Guarda i pesciolini, è pieno di pesciolini. Amore, cosa fai lì? Fai un bacchetto a girarla. Hai sbagliato strada. E via tutto quel prato bellissimo. Abbiamo 5, un filiale d'altro, un coppetto. Qua c'è uno stagno.
Ebbene sì, piedi nell'acqua, però è un po' fresca. A primo impatto ci voleva, sì, che meraviglia per la circolazione. Ecco, ecco, fanno il bagno. Siete giovani. Bello, quello è il ristorante che è sulla strada, ma non siamo andati a quello. Mi sento tipo Isola dei Famosi qua. Vado da una parte all'altra, sono in un'altra spiaggetta. Merita più di Braies, perché c'è un po' meno gente. Ecco, salve! Ha detto buono, molto buono. Molto buono, grazie. Guarda, guarda come pattuglia, guarda. Come pattuglia la zona. Ciao. Noi non abbiamo cibo però. Però corri, Guarda. Le zampette. Ciao. Fino qui. Ciao. Però io non ho cibo, Io ti faccio solo filmato. Senza cibo. Ma come sei, cari? Una con occhio. Ciao. Sei qua vicino a me. Oh, che dolcezza. Ti avvicini un po' qui a me, dopo così mi becchi, vero? Siamo proprio vicine, Che non capita tutti i giorni. Ciao! Ehi, ciao! Però io non ho cibo, no? Non c'ho niente. Ciao, patatina! Ah, te ne vai? Vabbè. Vabbè, fai come vuoi. Ah, ti sei avvicinata di nuovo. Nuota e nuota, zitto e nuota. Adesso mi frega il posto. No, lì devo andare io. Arrivo. Corri, 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 corri. I baby anatroccoli. Torniamo alla macchina,
serviva mettere le gambe nell'acqua. Comunque consigliato venire qua pomeriggio, dopo pranzo, perché la mattina è impossibile stare su quelle spiaggette. Venite pomeriggio, non la mattina. La mattina poi ci sono tutti quelli che partono per le escursioni, c'è un casino totale. Evitare le ore di punta come tutti i posti. A quest'ora invece è molto tranquillo, non hai nessuno dietro col fiato sul collo come oggi, questa mattina. Cosa c'è? Funghi. Sì, vabbè, ma sono funghi matti. No? Sì, sì. Ti dico di no. Ti dico io che sono matti. Ma sei tu matta? Beh, quello si sa. Non c'era dubbio. Prima avevamo mangiato qui. Con l'acqua. No, ora, questo posticino qua si chiama Tiroler Hütte, rifugio tirolese. Ecco, bello. Mi ha mangiato bene. Ho assaggiato anch'io gli spezzi e erano buoni. Forse un po' troppo salati per il mio palato, ma buoni. La salsiccia anche era buona, diversa dalle salsicce italiane, le classiche che si trovano nei negozi, chiaramente. Però io mi sono saziata, sinceramente. Adesso ci avrei un po' di spazietto per qualcosa, ma abbiamo la frutta, quindi ce l'abbiamo nello zaino.